Buongiorno, l'ultimo mistero sul MES è: ma com'è che la Grecia non richiede il MES? La Grecia paga tassi di interesse sui loro titoli di Stato, hanno uno spread più alto del nostro, perché allora non prendono a prestito a tassi di interesse molto più bassi dal MES sanitario? Allora vuol dire che c'è il trappolone. Ecco, prova più evidente che c'è. Qual è la prova più evidente? Il fatto che Del fatto che c'è un trappolone, che neanche la Grecia vuole avere questo prestito. Allora dovete sapere che la Grecia quest'anno deve prendere a prestito molto poco dai mercati finanziari. Il deficit pubblico sarà elevato, però anche la Grecia, come l'Italia, beneficerà degli acquisti di titoli da parte della Banca Centrale Europea. Quanti sono i prestiti che devono essere già in essere, che devono essere restituiti? Per l'Italia sono il grosso delle emissioni nette. Il grosso delle emissioni nette in Italia vanno a finanziare prestiti che giungono in scadenza. Beh, per la Grecia questi prestiti sono pochissimi, perché il grosso del debito pubblico greco è costituito da prestiti a lunghissimo termine fatto dagli altri paesi europei. Se guardate l'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale uscito nel novembre di quest'anno, si vede che quest'anno in termini di titoli a medio-lungo termine da rinnovare, la Grecia ha soltanto 700 milioni, noi abbiamo circa 300 miliardi. Un altro 700 milioni potrebbero venire dal fatto che una piccolissima parte del debito verso le istituzioni europee, altri 700 milioni devono essere rimborsati quest'anno, si arriva a 1,4 miliardi. Però tenete conto che la Grecia dovrebbe avere entrate da privatizzazione, sempre secondo il Fondo Monetario, di 1 miliardo, e che poi le istituzioni europee, per un insieme di meccanismi di restituzioni varie, dovrebbero restituire alla Grecia un miliardo e mezzo. Quindi alla fine tutto questo vuol dire che il saldo diventa più o meno quasi zero e che la Grecia probabilmente, se faranno emissioni a medio e lungo termine, le faranno soltanto per mantenere una presenza sui mercati finanziari. La nostra situazione è ben diversa. Noi, in termini di, anche assumendo che più o meno tutto il deficit pubblico ci venga finanziato dalla Banca Centrale Europea, dovremmo emettere titoli per rinnovare i titoli che giungono in scadenza, e quei titoli vengono rinnovati a un tasso di interesse che adesso è stato intorno all'1,5%, quando invece potremmo prendere a prestito al MES a 10 anni a tassi di interesse zero, e a 7 anni con tasso di interesse negativo. Quindi non c'è nessun mistero sul fatto che la Grecia abbia detto che non è interessata a prendere i soldi dal MES. Hanno un fabbisogno di finanziamento quest'anno estremamente basso.